raffigura la Madonna col Bambino e quattro santi fu dipinto da Andrea da Murano nel 1502 per la comunità di Mussolente. Questa importante opera ci aiuta a leggere alcuni aspetti davvero singolari della storia del nostro territorio. In essa, infatti, si possono distinguere numerosi particolari che raccontano le caratteristiche più originali dell'ambiente e delle attività umane che caratterizzano questi luoghi da centinaia di anni. Alla nostra sinistra, sopra la figura di San Nicolò, si può notare il Colle Castellaro, sul quale l'artista ha rappresentato l'idea del castello medievale, fulcro della storia di Mussolente. Allo stesso modo, sulla destra in basso, ha inserito alle spalle dei santi Giovanni Battista e Paolo le tracce tortuose di un corso d'acqua, che ricordano la presenza del torrente Volon, grazie al quale le ruote di molti mulini, magli, segherie e folli ricevevano l'energia che le faceva muovere. E proprio l'importante produzione di tessuti a Mussolente viene ricordata dalla presenza ricca e varia nel dipinto di stoffe, sia ordinarie che preziose. Esse rivestono i personaggi e decorano l'insieme, in maniera davvero efficace, quasi fossero una specie di campionario dove si può apprezzare la tecnica e il gusto raffinato degli artigiani tessili, attivi in quegli anni a Mussolente.